riciclare una parte di acqua destinata al mare attraverso il recupero della risorsa tramite una serie di pompe provvisorie e ricollocarla nella rete di canali destinata all'agricoltura e quindi all'irrigazione. È la tecnica utilizzata dal consorzio di bonifica pianura che nel Basso Ferrarese ha installato 10 pompe provvisorie. Troviamo al confine tra i comuni di Copparo e di Riva del Po, in una posizione che è retrostante l'abitante di Berra. Siamo in un incrocio di canali, un canale di scolo puro, il canale Andio, che poi si trasforma nel canale Leone, e alle nostre spalle abbiamo quella che è l'asta principale irrigua di tutto il Basso Ferrarese, che si chiama Canal Bianco. E in questa posizione è stato realizzato un piccolo impianto di recupero in modo tale da recuperare l'acqua dai canali di bonifica, dalla rete di scolo e portarla verso la canalizzazione di irrigua, quindi la canalizzazione superiore. In questo caso sono stati utilizzati un gruppo elettrogeno e delle pompe sommergibili, ognuna di queste pompe circa cuba 250 litri al secondo e ci sono state fornite dalla Protezione Civile con la quale noi riusciamo a collaborare molto bene. E per cui è stato installato in questa posizione qua questi due gruppi, pescano l'acqua dal canale e la scaricano nell'altro canale. Il periodo che stiamo affrontando è un periodo che ci ha trovati da un certo punto di vista impreparati, perché è una situazione che non si era mai verificata. La struttura tecnica, le persone che avete visto stamattina si sono adoperate per trovare delle soluzioni locali per cercare appunto di recuperare il più possibile l'acqua che se ne sarebbe andata in mare. La nostra conformazione di bacino residuale, diciamo, del bacino più grande del Po ci consente di poter avere anche questo tipo di filosofia, che però non era mai stata messa in campo, una filosofia che costa, però che ci ha fatto risparmiare, che ci sta facendo risparmiare circa 600.000 metri cubi di acqua giornalmente. L'acqua che riusciamo a recuperare in questo caso è un'acqua di sufficiente qualità, di buona qualità, la portata istantanea è di circa 250 litri al secondo, quindi ogni secondo di funzionamento noi prendiamo 250 litri per ogni pompa e la portiamo là di là, totale mezzo metro cubo, 500 litri per ogni secondo di funzionamento. Questo significa che nell'arco di una giornata riusciamo a recuperare una grande massa di acqua che se no sarebbe destinata a essere pompata verso il mare, viene recuperata e riportata in disponibilità irrigua. Un risparmio di acqua, forse non un risparmio di costi? No, ecco, stiamo facendo delle valutazioni, è chiaro che adesso è una situazione di emergenza, devi comunque agire, non puoi permetterti di dire costi benefici quali sono. Il beneficio è quello di garantire comunque alla nostra utenza un approvvigionamento idrico per portare avanti i raccolti. Fra due settimane dovrebbe esserci un leggero calo del fabbisogno idrico, per cui cominceremo a fare anche i conti di cosa ci è costato questo. Le istituzioni ci stanno comunque, diciamo, rassicurando su quello che potrà essere anche un contributo esterno verso questa situazione emergenziale.